Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Sto aspettando questo gioco da molto tempo e non vedo l'ora di giocarci, perché quando vidi il trailer rimasi affascinato da questo gioco. Purtroppo non abbiamo la lingua in italiano, abbiamo tutte le lingue e come al solito manca la lingua in italiano. Lo giocheremo in inglese. Allora confermiamo e andiamo ad iniziare la demo, sperando che possa abbassare un po' la musica perché è partita in pompa magna. Start demo. Oh, iniziamo. Adoro i videogiochi sullo spazio, ambientati sullo spazio. The Team Crocodile ci chiamiamo. Naturalmente è una preview e questa è la prima volta che ci gioco. E lo proviamo insieme. Allora, quello che ci dice praticamente è che dobbiamo andare a raccogliere un modulo, ripararlo nella nostra nave e poi rimetterlo a posto. E noi diciamo, ok, scusa, aspettiamo un attimo. Ah, allora, musica. Grazie. Ok, va molto meglio. Ok, allora, ci dice di selezionare questo qua, il comandante, penso. Ah no, il pilota. Sì, no, il capitano della stazione, il pannello tecnico. Ok, perfetto. Selezioniamo lui e premiamo lancia. È pilota. Quindi praticamente ogni personaggio fa una cosa e noi dobbiamo selezionare la persona. Ah, deselezioniamo il personaggio con il tasto destro. Quindi il mouse. Zoomiamo la camera 3 volte con lo scroll. Madonna mia. Attenzione, ha uno zoom bellissimo. Ok, adesso possiamo ruotare mentre siamo zoomati al massimo. Possiamo ruotare la camera. Ecco qua, questo è quello che volevo. Signori, per adesso è la demo e c'è solo la Terra e la Luna. Ma spero in una galassia infinita. No, c'è un altro pianeta. Se Giove. Ok. Ci siamo. Ok, premiamo spacebar per entrare nella modalità focus. Selezioniamo l'obiettivo dove vogliamo andare. Una volta attaccato, possiamo... E infatti, il nostro pilota incomincerà ad andare a quella destinazione lì. Nel frattempo noi ci andiamo a guardare un po'. Com'è? Questa è la stazione dove siamo partiti. Possiamo premere tab per andare praticamente più veloci. Quindi acceleriamo il tempo. Ci siamo a 700 metri. 600, 500. Andiamo veramente veloci. Qua sopra abbiamo tab per accelerare oppure control per e va in slow mode praticamente. Ok, adesso cosa è successo? Ah, non ci va lì. Ok, ci dice di selezionare di nuovo Virtanen, che penso che sia il pilota. Carichiamo per l'hyperjump, per fare il salto, e dopodiché engage. Effettuiamo il salto, perfetto. Quindi abbiamo fatto il salto, dalla Terra siamo passati alla Luna. Ok, ci dice che ci sono dei nemici. E ci dice praticamente che tutte le nostre armi, che penso che siano queste qua contrassegnate con questo simbolo, ce l'ha detto, abbiano una persona, un equipaggio, in modo tale da poter essere usate. Quindi poi ci dice di selezionare lui e portarlo qua. Ottimo. Stanno arrivando, premiamo lo space, li praticamente selezioniamo e incomincia il combattimento.
Non spariamo noi, spara in automatico, eh. Uno è andato. Due è andato. Occhio perché ci stanno sparando anche da qua. Un altro è andato. Dai, 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 dai. Vediamo se ce la facciamo. Abbiamo uno scudo protettivo che ci difende, però prendiamo danni. Esatto. Ok, abbiamo distrutto. Ce l'abbiamo fatta? Grandi, 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 grandi. Ce l'abbiamo fatta. Ripariamo adesso l'antenna. Credo che sia un'antenna. Come al solito, andiamo qua. Spostiamo questo personaggio qui, nel modulo di attracco. Ci siamo. Siamo vicini. Ok, perfetto. Siamo vicini all'antenna. La raccogliamo. Quindi il nostro personaggio raccoglie l'antenna. La portiamo... Vai, grande! No, signori. Cioè, veramente. Selezioniamo il nostro ingegnere. Lui cammina. Passa da uno spazio all'altro, va lì e la ripara. Grande. Poi lo riporta qui. E la riposizioniamo nella nostra antenna. In modo tale adesso il satellite ricomincerà a funzionare. Ottimo. Dopodiché ci dice di ritornare alla nostra base spaziale. Dobbiamo cercare il portale. Una volta selezionato il portale, credo che lui faccia la stessa cosa di prima. Ci vada vicino. Dopodiché dobbiamo selezionare il nostro pilota. Andiamo in fast forward. Ok. Charge, carichiamo. Il salto, appena siamo vicini, engage. Tutorial fatto bene, signori, eh? Anche i comandi sono pochi e diciamo che è veramente, veramente fatto bene. Fino adesso è veramente fatto bene. Selezioniamo la nostra base spaziale e lui dovrebbe atterrare. Noi ce l'abbiamo sempre selezionato, lo notiamo dalla UI che lampeggia qui. Se lo vogliamo deselezionare, tasto destro. Slow mode. Ah, slow mode è proprio slow mode. Siamo in slow mode adesso, eh. Se andiamo, lasciamo lo slow mode. Atterrati, sani e salvi. Ah, ok, abbiamo dei credit. E questi qua non so cosa siano. Ah, research point. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Qui abbiamo lo stato del nostro equipaggio. The info. Non so se questo qui sia la barretta dell'esperienza. Non lo so. E mi piacciono anche i minion, sono fatti veramente belli, mi piacciono. Ah, attenzione. Siamo nella sala mensa. Una missione completata, 0 membri persi. Ok. Crew gear. Allora, possiamo equipaggiare e customizzare il nostro equipaggio. Non mi piace tanto la voce dello speaker perché è un po' fastidiosa, però va bene. Quindi praticamente possiamo... Ah! Signori, cioè... No! Ma che figata! Perfetto! Abbiamo visto anche questa. Questo è lo spacecraft.
possiamo upgradare e customizzare la nostra nave. Tipo... ok, perfetto, possiamo fare tanta roba, signori. Andiamo a dare un'occhiata così, tanto per... Questa è la livrea. Possiamo scegliere la livrea che vogliamo. Curve, and duck, ok. Oppure lo standard test. Ah, ok. E possiamo scriverci quello che vogliamo? Ah, sì? Ok. Naturalmente la chiameremo broccolo. Esatto. Dopodiché vediamo un attimo se possiamo upgradare qualcosa. Questo no, i sistemi, questo è lo scudo, costa 1750, installiamo. Installiamo lo scudo di livello 3. Poi abbiamo plasma cannoni, abbiamo installato questo. Questo non so cosa faccia, autocannone, questo va al plasma. MK3 ma costa un casino di soldi e engine. Standard, no, io voglio questo. Ah, aspetta, aspetta, fammi capire. Dobbiamo metterlo sia da un lato che dall'altro? Mi sa di sì. Quindi vuoi dirmi che qui... No, questi reattori... Ok, c'è tanta roba, signori, tanta roba. Ok, recruitment. Possiamo prendere nuovi personaggi per le nostre missioni. Andiamo nella missione, questo è il mission briefing, ok, qui possiamo scegliere le missioni, abbiamo anche un bounty. No, ok. Recuperiamo un astronauta. Iniziamo la missione. Ci dà 8000 di reward. Ok, c'è un... insieme a lui c'è la bounty e iniziamo a... la nostra missione. E al nostro pilota gli diciamo di lanciare... Ah, difensiva... Ah, attenzione, vedi? C'è tanta roba. Perfetto, ci dà sempre l'int di andare sul nostro portale e in questo caso andiamo su Marte. Allora, fammi capire dov'è... No, questo è l'asteroide. Era quello. Lui ci dice di... Alpha Bolt... Marte, eccola qua. Ready to charge. Andiamo qui. Carichiamo. Lui sta caricando e... siamo pronti per l'Hyperjump. Prima di partire ci dice di controllare il nostro reattore se funziona. Selezioniamo il nostro ingegnere e andiamo. Ok. Questo è il pannello di controllo dell'ingegnere. Da qua possiamo modificare l'uscita del reattore e per differenti sistemi come scudo, weapon, engine e gravity generator. Ok. Ok, praticamente ci dice che questo è il pannello di controllo dell'ingegnere. Queste quattro barrette qui indicano lo stato di utilizzo della potenza, quindi dell'energia per la nave. Quando effettuiamo il salto, tutta questa potenza verrà trasferita all'Hyperjump, al reattore per effettuare il salto. E naturalmente tutte le armi non avranno potenza. Infatti le vediamo da questo simbolo, gli manca l'energia, perché tutta è usata... dall'Hyperjump System. Ok. Anche lo schermo e tutto. Ok, perfetto, ci siamo. Ci siamo. Abbiamo capito. Via. Quindi dobbiamo stare attenti, perché se ci attaccano nel frattempo che stiamo facendo il salto, siamo un po' messi male. Ok. Non dimentichiamo i nemici, quindi questo lo portiamo qua. Poi tu invece vai qua, non si sa mai, incontriamo qualche nemico.
Perfetto, eccoli qua, già li ho visti. Ci stanno attaccando. Ma dovremmo averci tutto l'equipaggiamento in fase difensiva. Ok, perché ce ne sono altri. Questi sono più forti, eh. Ci stanno devastando? A quanto pare questi qua sono abbastanza forti, eh. Uno è andato. Dai, meno uno, meno uno. Due è andato. Vai, 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 vai. Questi sono fortissimi questi qua. Tre. Ne stanno arrivando altri? Siamo proprio... non possiamo caricare, perché appena carico non ho più la difesa. Quindi dobbiamo aspettare. Circonnavighiamo l'oggetto e aspettiamo. Tiriamo giù qualcuno. Uno è andato. Appena sono di meno, partiamo. Troppo vicini, troppo vicini. Vai, vai, tirali giù, tirali giù. Due. Ok, dai, 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 tiralo giù questo qua. Bravo, 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 tira giù l'ultimo. Ah, questo lo tiriamo giù tu subito, subito. Bravissimo. Ce l'abbiamo fatta. Ok. Infatti, engage. Oddio, qua ci sono gli asteroidi, dobbiamo stare attenti qua. Forse siamo andati un po' troppo oltre. Vediamo un po'. Ok, fino a qua ci siamo. Eccoli là i nemici. È proprio pieno di nemici, eh. C'è Marte, c'è Marte, l'ho vista, l'ho vista. Ci dirigiamo verso Marte pure. Siamo sotto, sotto attacco, sotto attacco. Mi sento un po' il capitano Kirk, eh? Fuori uno. Questo qua sopra ci sta attraccando. È morto. Ah, ci abbiamo uno scudo giù comunque, eh. Fuori due. Questo va giù subito subito, secondo me. Cacchio, stiamo ricevendo danno. Slow motion. Allora, stiamo ricevendo danno. Come si fa a riparare la nave? Stiamo ricevendo veramente tanto danno. Ripariamo. Ripariamo il reattore immediatamente. Ripara. Abbiamo il reattore giù. E sì, dobbiamo riparare. Poi ripara anche questo. Nel frattempo che ci attaccano, andiamo a riparare. Perfetto, forse ce l'abbiamo fatta. Ah, lui è ferito.
Vai a curarti. Siamo senza un cannone. Vai, 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 vai. Bravo, curati. C'è fuoco, c'è fuoco, c'è fuoco. Ti sta curando. No, 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 prendi subito questo. E vai qua. Spegni, spegni fuoco. Bravo, 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 bravo. Ottimo, Blosson, vai. Non so se si chiama Blosson. Dove sono i nemici? Non li vedo più. Ok. Ma è stato duro, eh? Lui si sta curando. Montoya, prendiamo l'estintore e lo andiamo a posare, però. Perché è qua? Drop. Ah, lo buttano così. Va bene, non c'è problema. Vai di nuovo qui. Ci siamo, ci siamo. Fermi tutti. Capitano, fammi capire dove stiamo andando, però, eh? Perché dobbiamo andare su Marte. Marte, eccola lì. Capitano, pronto ad andare su Marte. Engage. È stata dura, eh? Ok, ci siamo, eh. Asteroid Belt. Questo è Marte. Stanno arrivando, l'ho visti. Eccoli là. Si avvicinano tantissimo, tra l'altro. Beh, ma questo è già morto, dai. Perfetto, altri, altri, ce n'è altri. Come siamo messi qua? Montoya. Bravo. Ah, no. Ah. Pensavo che Montoya prendesse... Ok, Montoya, prendi questo. Vediamo cosa fa. Ah, curati. Vai, rimettiti. Bravissimo. Vai, 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 spara, spara, spara. C'è qualcosa che non va? No. Abbiamo tutto su. Perfetto. Perfetto. Dobbiamo atterrare nell'outpost. È stata una lunga battaglia. Molto, molto estenuante. Allora, vediamo un attimo. Ah, ma qui non c'era nessuno, l'avevo messo lì. Ok, perfetto. Bene, signori, diciamo che il nostro tempo è scaduto oggi, anche se avrei preferito portarvi tutta la demo. Abbiamo visto il combattimento, abbiamo visto una prima missione. Spero che questo gameplay vi sia piaciuto. È una preview e come sempre nelle preview non lascio nessun tipo di giudizio finale. Questo aspetta voi. Se volete provare la demo, in descrizione qui sotto troverete il link di Steam. E come sempre ricordatevi, siete mitici. Alla prossima. Bye bye.